Dunque, ciao a tutti. Dunque, io vi parlerò di deformazioni della crosta terrestre, di come si misurano e come queste misure ci possono fornire delle informazioni riguardo al contenuto idrico di una certa regione. Il 2022 è stato un anno particolarmente siccitoso in Italia e in Emilia-Romagna in particolare. E in queste condizioni in cui la disponibilità d'acqua è poca, è importante capire come vari nel tempo questa quantità, questo contenuto d'acqua per poter mettere poi in atto delle politiche di gestione per le risorse idriche migliori possibili, dato che è una risorsa, no, molto preziosa. Questo è vero in particolare nel bacino del Po, che è a quell'area che ho rappresentato lì in nero, perché è una zona che è estremamente antropizzata, quindi dove ci abitano molte persone, e c'è inoltre un'attività agricola molto intensa, che, come potete ben immaginare, ha bisogno di quantità d'acqua sufficiente per poter funzionare al meglio. Quindi quello che abbiamo cercato di fare in questo studio, in questa ricerca che stiamo portando avanti, è calcolare come varia il contenuto d'acqua nel bacino del fiume Po. Per farlo ci sono diversi metodi per misurare questa quantità. Quello che abbiamo utilizzato noi, però, è una tecnica un po' nuova, che si basa su misure indirette, quindi studiando i movimenti, in particolare i movimenti verticali della crosta terrestre. Solitamente i movimenti verticali, i movimenti in generale, gli spostamenti della crosta terrestre vengono analizzati per calcolare altre cose, come la tettonica placche, per monitorare i vulcani, oppure capire qual è stata la deformazione causata da un terremoto. Però negli ultimi anni si è visto come in realtà queste misure ci possono fornire anche informazioni di diverso tipo legate appunto all'idrologia, al contenuto d'acqua nel sottosuolo. Questo perché? Perché quando il contenuto d'acqua nel sottosuolo aumenta, aumenta anche il peso che l'acqua esercita sulla crosta terrestre. Quindi immaginatevi come se voi avete una palla e la schiacciate dall'alto, quello che osserverete è uno schiacciamento, quindi una deformazione verso il basso della superficie della palla. Allo stesso modo accade nella crosta terrestre. Aumentando il contenuto d'acqua, ecco che il suolo, il terreno, la crosta terrestre tenderà a muoversi verso il basso. Viceversa, quando il contenuto d'acqua diminuisce, la crosta terrestre tende a ritornare dove era prima, e quindi osserveremo uno spostamento verso l'alto della terrestre. Sfruttando queste informazioni, quindi questa relazione contenuto d'acqua, ecco che possiamo appunto stimare come vari il contenuto d'acqua nel sottosuolo. A questo punto però dobbiamo risolvere, diciamo così, due problemi. Innanzitutto, come fare per misurare gli spostamenti della crosta terrestre e poi verificare che effettivamente questi spostamenti siano dovuti a questo processo che vi spiegavo, queste variazioni di contenuto d'acqua e non ad altri processi di natura geofisica, in particolare nella regione, no, che stiamo studiando. Per farlo, una tecnica che viene utilizzata molto in geofisica è il GPS. GPS, di cui immagino abbiate già sentito parlare, anche solo perché è presente un po' in molti dei nostri dispositivi, nei telefoni cellulari, negli orologi, eccetera. Come funziona? Allora, il GPS è caratterizzato da una costellazione di satelliti che sono a delle poste che orbitano intorno alla Terra ad elevata altitudine e a grande velocità, e in maniera continua trasmettono un segnale elettromagnetico nella frequenza delle onde radio. In pratica, ciascun satellite co comunica, invia questo segnale in cui dice: io mi trovo in questo punto, in questo istante temporale. E se noi vogliamo dire posizione di punto, dobbiamo dotarlo di un ricevitore, cioè di uno strumento che è in grado di acquisire e analizzare il segnale che viene inviato dal satellite. In particolare, questi ricevitori sono in grado di calcolare il tempo che impiega il segnale inviato dal satellite a raggiungere il ricevitore stesso. Sfruttando questo tempo di propagazione, usando questa formula che chi ha fatto già un po' di fisica penso possa comprendere, è possibile calcolare la distanza che c'è tra il ricevitore, tra il punto di cui vogliamo determinare la posizione, e il satellite che ha posizione nota. Quindi quello che fa il GPS è praticamente determinare la posizione di un punto del ricevitore partendo
dalla distanza rispetto a un punto noto, in cui il punto noto è il satellite. Se però riceviamo il segnale da un solo satellite, la posizione del ricevitore non è determinata in maniera univoca, perché può trovarsi in qualsiasi punto di una circonferenza, per meglio dire una sfera, che ha una certa distanza dal satellite. Quindi è necessario ricevere contemporaneamente il segnale da più. Quindi se noi, il nostro ricevitore riceve dal satellite A, B e C e si calcola le distanze da A, da B e da C e è nota la distanza tra il ricevitore e questi tre satelliti, ecco che intersecando queste sfere, qui è insomma una proiezione in due dimensioni, ecco che è possibile determinare esattamente dove ci troviamo, dove si trova il ricevitore. In realtà, essere precisi, il numero di satelliti minimo per determinare la posizione con precisione è 4, perché bisogna tener conto di un errore, diciamo così, di non sincronizzazione tra gli orologi dei satelliti, che sono orologi estremamente precisi, orologi atomici di grande precisione, tutti sincronizzati tra loro, rispetto all'orologio che è presente nel ricevitore, che è di più di bassa qualità. Comunque, avendo un satellite in più in visione, ricevendo il segnale anche da un quarto satellite, ecco che è possibile determinare con precisione dove ci troviamo. E questa tecnica, come vi dicevo, è usata anche per misurare le deformazioni e gli spostamenti della crosta terrestre, perché noi ancoriamo alla crosta terrestre uno strumento, un'antenna che riceve il segnale vincolare in maniera molto solida, molto robusta un'antenna alla crosta terrestre, poi verificando come si muove, qual è la posizione nell'antenna nel tempo, possiamo calcolarci come varia appunto la posizione della crosta terrestre in quel determinato punto. Ed ecco per esempio un dato che riusciamo a ottenere in questo modo. Questa è una stazione GPS posta nella nostra città, Bologna, e questa è la posizione verticale dello spostamento, della posizione, ed ecco che vediamo con precisione millimetrica come si sposta la crosta terrestre nella città di Bologna. Quindi abbiamo visto un po' come misurare gli spostamenti, adesso dobbiamo verificare se effettivamente questi spostamenti sono dovuti a processi idrologici, al contenuto d'acqua. E per fare ciò abbiamo confrontato, una volta dopo aver filtrato i segnali con tecniche che non sto a descrivervi adesso, comunque confrontato il livello del Po con lo spostamento verticale medio di tutti i dati Y, perché come vi dicevo prima, quando si ha una diminuzione del livello d'acqua si osserva un sollevamento. Quindi comunque quello che vediamo è che questo grafico ci mostra come effettivamente in buona approssimazione possiamo dire che gli spostamenti verticali siano effettivamente dovuti a questi processi idrologici. Questo è lo spostamento verticale col segno giusto, tra virgolette, e notiamo come ci siano stati dei picchi di sollevamento, quindi legati a periodi particolarmente siccitosi già nel 2012 e nel 2017, e sono stati altri anni in cui è stato particolarmente secco, e c'è di nuovo un massimo, no, nell'estate del 2022. Per darvi un po' un ordine di grandezza di questi spostamenti, in questo intervallo temporale che va dall'inizio del 2021 a metà del 2022, lo spostamento verticale medio di queste stazioni GPS che abbiamo utilizzato è stato di quasi 3 mm, però con spostamenti massimi fino a circa 6-7 mm. In particolare si notano che questa regione Tramonti siano stati dei sollevamenti abbastanza, insomma, rilevanti. E partendo da questi dati, ecco che andiamo a calcolare le variazioni di contenuto d'acqua. Questi sono dei valori medi, sempre andando a vedere in un certo intervallo temporale quello che vi descrivevo prima, da inizio 2021 a metà 2022, la variazione media è stata di circa 15 centimetri di livello d'acqua
nel sottosuolo che si è andata a perdere, distribuita in maniera non uniforme, con valori massimi fino a circa 50 centimetri nella zona che vi dicevo prima tra Modena e Reggio Emilia. Quindi, insomma, questo è un esempio di come dati di deformazione possono essere utilizzati anche per monitorare il contenuto d'acqua e per gestire, insomma, le risorse, mettere in pratica le politiche migliori per gestire questa importante risorsa. E vi ringrazio per l'attenzione.